Bella ragazzi. Bella ragazzi, qua abbiamo un vecchio telefono, diciamo non è il modello classico della SIP di allora, è un tipo di... non si legge più niente, non si legge più niente. Comunque più o meno è il classico telefono di un tempo. Questo qua adesso lo smonteremo subito, quasi subito. È stato alle intemperie per tantissimi anni, il sole ha cotto la plastica fino a deformarla, a strapparsi. E l'unica cosa che possiamo iniziare a smontare, infatti non lo smontiamo subito, è questo. Qua c'era un microfono a carbone, praticamente è un microfono che è come una resistenza attraverso cui passa della corrente, praticamente sono tutti granuli di carbone, è una membrana che vibra con la voce e fa schiacciare più o meno questi granuli e traduce una corrente continua in una corrente, in un suono, in un segnale acustico della voce che passa, cosa semplicissima. Qua invece l'auricolare, bello arrugginito, dove c'è un magnete, una membrana e una bobina. Possiamo anche vedere se funziona ancora questo. Peccato che non c'è il microfono a carbone, se no dovevamo a collegare tutte e due, sia il microfono a carbone che con questo, e sentiva, avremmo potuto con una pila, se uno parlava in quello e l'altro poteva sentire qua, però non c'è più il microfono a carbone. Fa appena appena un po' di... sarà tutto bloccato. C'è ruggine anche qua dietro. Sarà entrata l'acqua. Allora, vediamo un attimo. Per chi non lo sapesse, per chiamare un altro utente, ma penso che tutti voi, i nostri iscritti, più o meno lo sapete. Per chi non lo sapesse, si componeva il numero di telefono facendo questo lavoro qua, mettendo il dito sull'1, ad esempio, se era 120, così, torniamo indietro, 2. Si porta qua e c'è una molla che lo riporta a posto, con un certo tempo c'è un sistema che rallenta il ritorno, lo zero, tutto il giro. E poi vedremo il meccanismo di questo. Si intravedono i due campanelli, quelli per lo squillo di chiamata. Non c'era un cicalino elettronico come adesso, c'erano un sistema elettronico, c'erano dei campanelli metallici con un batacchio che picchiava in uno e nell'altro alternativamente. Praticamente questo telefono si sviluppa su una base metallica che è questa e c'è un guscio di materiale plastico che lo copre. Prima della plastica c'erano quelli neri imbacchellite, io ce l'avevo quando ero piccolo in casa. Ecco, spettacolo, spettacolo, nidi di Vespa ovunque. Ci hanno abitato le Vespe. Buttiamo qua. Guardate che macello, pezzi di plastica che si staccano, tutto massacrato. Questo è il meccanismo che vi dicevo prima. Allora, appoggiando la cornetta nell'apposito alloggio, scendeva questo sistema che muoveva questo commutatore. Qua c'erano tutti, c'erano, ci sono adesso, ma sono deterioratissimi, dei contatti elettrici che praticamente spengono il telefono lasciando solo la possibilità del segnale di arrivare ai campanelli quando si è chiamati. Qua si possono togliere anche questi fili. Qua abbiamo una bella morsettiera. Qua abbiamo le due bobine del campanello che praticamente attirano il battacchio questo, che adesso è bloccato, prima contro uno, poi contro l'altro dei due campanelli. Suonano ancora, ma il meccanismo è bloccato. Per azionare il campanello arrivava una tensione in corrente alternata a bassa frequenza, tipo sui 20-25 Hz, adesso non mi ricordo, e faceva suonare i campanelli. Come tensione eravamo una volta sui 60 volt dalla linea, poi l'hanno abbassata a 45 circa. Cosa vediamo di altro? Qua c'è un pulsante che normalmente i telefoni di questo genere non avevano. Deve essere, suppongo, c'è un contatto, azionandolo fa muovere dei contatti. Deve essere forse il silenziatore, cioè quando si sta parlando che non si vuole far ascoltare cosa si dice nell'ambiente, a quello che è in comunicazione si schiaccia e toglie la voce praticamente. Penso, perché adesso non ho voglia di seguire lo schema.
Poi cosa abbiamo? Andiamo a finire qua, abbiamo visto il commutatore, abbiamo un condensatore da 1 microfarad 160 volt, 650 volt di prova, quindi regge per un attimo fino a 650 volt, normale funzionamento, invece l'alta tensione che ho detto. A questo punto qua abbiamo una resistenza, questo qua del circuito della diafonia che è, questo qua è un trasformatore speciale con tanti avvolgimenti. È un trasformatore che fa insieme a questa resistenza, prima il condensatore, vi dico, il condensatore per separare la frequenza di chiamata sui campanelli, che è bassa, dalla frequenza audio quando si parla, diciamo, la frequenza acustica. Le frequenze acustiche alte passano nel condensatore, quella bassa no, si trova come isolata e non va a caricare la chiamata, il circuito, tipo questo è il microfono, eccetera. Allora, altra cosa, questo serve, dicevo, insieme a questa resistenza, forma un circuito particolare che permette di poter parlare nel microfono e fare in modo che la voce sia inviata sulla linea all'altro utente e non torni qua dietro, che sarebbe energia sprecata. E quindi poi ci si sentirebbe la nostra stessa voce, sentiremo, sarebbe anche fastidioso. Con questo circuito si indirizza sulla linea e ciò che arriva invece viene indirizzato qua. Ora non è perfetto perché qualcosa quando si parlava in questi telefoni della propria voce si sentiva lo stesso, però veniva attenuato notevolmente da questo circuito. Adesso il combinatore telefonico, come funzionava? Appunto, era un qualcosa che si gira, si lascia, si rilascia, torna indietro lentamente perché c'è un sistema di ingranaggi e uno smorzatore di velocità, un freno praticamente. E secondo che numero si componeva, ad esempio, se facevo un 3, quando mollavo, c'è cioè un contatto, dava 3 volte un contatto a dei fili. Se facevo un 8, quindi venivano dati 8 volte il contatto e questi impulsi andavano a far muovere degli speciali relay nelle cabine telefoniche, nei centralini telefonici automatici, dove un selettore con un elettromagnete, secondo gli impulsi che si dava con questo, faceva tac, 1, 2, 3, 4, 5, andare su il quinto contatto di un sistema di contatti con la lamella. Poi il numero successivo veniva inviato al successivo contatore e faceva la stessa roba, e poi alla fine veniva inviato alla linea, le combinazioni alla linea dell'utente che si voleva chiamare, una cosa piuttosto complessa. Adesso è tutto digitale, non c'è più nulla di quello. Proviamo un po' a farlo uscire, ma non esce. Qua è tutto bloccato perché si è deformata la plastica, l'ha stretto. E io allora apro così perché dobbiamo vederlo, non possiamo non vederlo questo. È ancora sano, guardate che spettacolo. Allora, lo tengo così, purtroppo, no, è un po' bloccatino. Allora, questo ingranaggio qua è l'ingranaggio che è collegato al combinatore numerico. Questo ingranaggio qua fa girare quest'altro coso qua che per ora però è tutto bloccato, ecco, che ha tre lobi. Questo ha sotto un ingranaggio piccolo, quindi mentre gira il disco lentamente, questo qua gira più velocemente. A sua volta ha un ingranaggino che va a inserirsi in questa vite senza fine, che fa girare un cilindretto lì che è formato di due parti, sono due masse che con la forza centrifuga si allargano e vanno a strisciare dentro questa specie di cappuccetto qua di ottone, facendo da freno. Quindi più gira veloce, più le masse vanno a frenare, quindi tiene una velocità costante, perché era importante che la successione degli impulsi fosse eseguita in un tempo costante. Ecco, questo qua è il contatto con questi tre lobi, passando sotto questo, andavano a aprire e chiudere questo contatto che andava a dare in centrale telefonica il numero che era stato selezionato, i numeri che erano stati selezionati. Pensate che una volta,
ad esempio, da mia cugina, i suoi genitori, perché lei non quando eravamo ragazzini, perché lei non potesse telefonare, le mettevano un lucchetto che era un cilindretto con una serratura, veniva messo, ad esempio, qua in un buco nell'uno. Messa la chiave, girato, e questo cilindretto rimaneva bloccato qua, non si poteva levare. Così impedivano a mia cugina di fare la combinazione. Allora io a casa ho provato con questi tasti qua, che escono qua, che fanno lo stesso, la sapevo, che facevano lo stesso lavoro di cortocircuitare e tramite questo commutatore che ho fatto vedere prima e aprire il contatto sulla linea. Allora ho detto, proviamo. E ho fatto tipo così, e si è sentito silenzio come se avesse preso il numero. Poi ho messo giù e allora ho fatto tipo il numero così da più 143, il numero per sapere l'orario, che davano, si sentiva anche l'orario, l'ora esatta dal telefono facendo quel numero. Allora ho fatto 1, poi 1, 2, 3, 4 e poi 1, 2, 3, dando i tempi giusti, ho provato un po' di volte e sono riuscito con il tasto a chiamare. Poi ho preso abitudine e sono riuscito anche a chiamare i numeri telefonici e poi l'ho insegnato a mia cugina, così lei poteva fregare i genitori e chiamare lo stesso. È diventata brava a fare questo lavoro. A questo punto, purtroppo, non ve lo possiamo far vedere in funzione perché è veramente distrutto. Magari un'altra volta ne trovassimo uno in più buone condizioni, potremmo anche collegarlo ad esempio ad un telefono militare che abbiamo, e avete già visto forse il video perché c'è sul canale, e potremmo fare una combinazione tra telefono militare e questo con qualche trucchetto, perché mentre nel telefono militare c'è una sua pila che alimenta il sistema microfono, auricolare, diciamo questa e questa bobina, in questi telefoni qua l'alimentazione è data dalla linea. La tensione continua che a vuoto era 60 volt, poi è scesa a 45, poi l'alternata invece per far suonare i campanelli. Quindi speriamo di trovare qualcosa e facciamo questo giochetto qua. Se volete inviarci i vostri oggetti, potete Sì, scriverci una mail. una mail, potete iscriverci e poi vediamo un attimo se sono oggetti che possono interessare per fare un video e li faremo ora. Se sono belli oggetti, diciamo, potremo anche restaurarli addirittura. Se sono oggetti che si possono aprire così, ora non dico troppo male, ridotti come questo, perché c'è poco da dire, infatti è stato un video breve questo. E comunque, ringraziamo comunque anche tutti quanti che ci hanno donato un caffè, perché compriamo delle cose. Ogni tanto piccole e grandi cose secondo il momento, come abbiamo comprato il generatore di ossigeno idrogeno che è stato utilissimo, poi vabbè, l'avrete visto, c'è un video su quello. Adesso vi salutiamo a questo punto. Bella ragazzi! Bella ragazzi!